Ma salve a tutti, buonasera, ben arrivati. Ops, ho sbagliato. Iniziamo bene. Eccoci. Com'è l'audio? Ma buonasera, ragazzi, ma quanta bella gente questa sera. E i posti in questa taverna sono ancora pochi, ragazzi, quindi. Allora, vediamo un po'. Beh, mi sembra che l'audio vada bene. Ma ciao Sein, ciao Roxy, ciao Old Cesare. Allora, il problema è che io sto giocando da PC, ragazzi, ma loro, i creatori del gioco, come potete vedere in basso a destra, mi hanno lasciato, troppo alto, lo sapevo, i comandi della Play. Facciamo così. Troppo? Ah no, è giusto lì. Troppo ancora? Troppo ancora. Così? Buonasera, Dedalo. Aspettiamo che riparte. Allora, non capisco perché, ragazzi, automaticamente me lo setta a... L'ha memorizzato? Ok. Cioè, sono un po' scomodi. Ma perché non me lo riconosce? Dovrei mettere i driver, una scocciatura, Cesare. È un pochino una scocciatura. Oh, grazie, si poteva ca cambiare da qua. Ok, per fortuna. Ciao, Shata! Questa sera, ragazzi, si va di... Come va? La musica va bene adesso? Ancora troppo alta? Una tacca più bassa. E non so se poi i suoni sono... Proviamo così? Ah, me lo fa scegliere adesso. Normal, che easy. Too easy. Ok, mi hanno fatto bere una cosa verde, ah. Cioè. Ma perché? Allora, attacco, salto, in potion mappa. Ecco appunto. La mappa era così. Ok. Com'è l'audio, ragazzi? Troppo basso? Si sente? Oh, c'è una vecia. Ok. Ah, va dove c'ha? Mi ha dato una piuma di gufo. Ok. In verità... Vabbè. Ok.
Ah, la piuma di gufo serve per teletrasportarci all'ultimo. Oh, forse dovevo interagire. RT. Ok. Ah, così si para. Mamma mia, come rotolo, ragazzi. Che cos'è? Che cos'ha quel to... No! Che cosa hanno che non vanno? Che cosa... Cioè, che problema hanno questi topi? Niente, il bot spamma ancora. Ho provato a sistemarlo, ragazzi, ma... Continua solo a spammare. E chi è? Sei amico? No, non sei amico! Ah! Ok, quindi ce n'è una per ogni arma. Metroidvania, Dedalo. Possiamo scendere giù. Infatti la mappa sembra essere molto interessante. Già l'avevo scoperto il gioco. Chissà. Ah, posso. Ok. C'è una specie. Non so se lo vedete in basso a destra. C'è una specie di cerchietto verde. Chissà che cosa serve. Ok. Posso vedere sotto? Dici che è il mana? Potrebbe essere. Pozione di cura. La stamina. Cardio e adrenaline skin. Ok, ma come faccio a aumentare? Ah no, aspettate, c'è il sorcio, non metto in pausa. C'è il sorcio, non lo so ragazzi se è un sorcio perché... Ha tanti occhi! Ok. Allora, quindi, se io vado su skills... Allora, qui c'è la spada, lascia... Spade doppie, l'arco e generali. Aumenta i punti ferita del 5%. 5%? Potion recovery. Durata degli effetti negativi. Danno fisico ridotto. Ah, però. Questi non sono male. Non so se prenderli, ragazzi, perché non sono male. Quindi sarà 5, 10, 15%. Ma posso vedere? No, non mi dice... Livello 2. No, non c'è un... Ah, sta sopra la barra del livello. Ok, l'ho trovata. Quella barra bianca su in alto. E no? Che cos'era? Mi ha alitato in faccia! Oh! Sì, vabbè. No! Ah, ho parato, ma mi ha tolto tanta energia comunque! Ma perché mi alita in faccia? No! Aspetta! Aspetta! Ma mi aveva fatto dodge! Vabbè, ho capito! No!
Dai! No, ma mi aveva stordito! Ah. Cioè! Alla fine hai trovato Gin? No, Gin, no, ho trovato quello stupido di Venti. Che cavolo, mi sono sbagliato. Ma se... Allora, aspettate, se... Fatemi ricaricare così mi riprendo anche la cura. È bastardo quel boss. È bastardo, ragazzi. Forse mi conviene prendere il 5% dei punti ferita in più. Forse. Ah, cavolo. Più che altro... Voi non avete visto nulla, chat. Dicevo, più che altro... Che c'era qua? Ah, ok. È veramente difficile schivare determinati attacchi. Comunque riesco a stordire anche... Forse devo schivarlo indietro quel boss. Forse. Allora, facciamo così. Prendiamoci i punti ferita in più. Ok. È anche un po' Souls, ma... Meh. Cioè, quanto può essere Souls, tipo... Hollow Knight. No, non tantissimo. Oh! Cioè, è molto più simile a Bloodstained che a Salt and Sanctuary. Cioè, giusto forse per la gestione della stamina, ma... Allora, in teoria, no, qua sotto c'è il boss, ma se io torno sopra, ragazzi, no? Se io torno qui al salvataggio, i mostri respawnano? Domanda. Respawnano, ok. I mostri però droppano solo soldi. Cioè non droppano altro. Cioè questo non mi può droppare l'arma. Questo che cos'è? Arcane Spell. Ho sbagliato. Ok. Quindi proviamo a riaffrontare il boss, ragazzi. Vediamo un po' come va. Ok. C'è un po' di... cose strane. Cioè, comunque i disegni sono molto carini. Sono abbastanza interessanti i mostri così schifosi. Oh! Mi piacciono molto. No! Ma dai! Ma guarda come mi ha preso!
Ok. Vai mostro, ci sono! Vai boss! La cosa schifosa è che ti alita in faccia, capito? E vabbè. Ok. No, ma... Non mi fa... Non è stata colpa mia, chat! Niente, eh. Ok. Sì. Vediamo un po' se gli riusciamo a fare il bait, ragazzi. No, direi di no. Perché no? Comunque sì, bisogna premerlo un pochettino prima, ragazzi. No, cioè, credo sia fatto apposta. Cioè, c'è un bel po' di... Ok, i comandi ci mettono tipo mezzo secondo per essere eseguiti. Quindi bisogna premerlo con un bel po' di anticipo. Pazienza. Ok. Easy! Abbiamo trovato un anello. Stamina più 15. Ah, che volete il... Le motte furia carlina. Oh, la mecia. Devo completare la cerimonia se vogliamo porre fine a questo incubo. Per completare la cerimonia dobbiamo sconfiggere i custodi delle porte e passare attraverso la porta Vernus e il cancello dei morti. Cerca la luce e lascia che ti guidi. Ok. Sei troppo criptica, vecchia. Vecchia, sei criptica! Ma un salvataggio, gioco? Throwing knife. Ok. Ah, sono questi. Ah, ok. Questa si può rompere? No. Quindi... Io sento dei rumori dietro di me. Non so che cosa sta succedendo. Però, diceva... ma non me lo fa selezionare in verità.
Perché dice di selezionare inve ah, inventario. Ah. Ok. Ok. E come lo lancio però? No, non si sa. Ah, ma qua posso salvare. Andiamo a vedere che c'è qua sopra. No, non credo di poter passare, ragazzi. No, non credo di poter passare. Ok. No! E gli ho lanciato un coltello! Ho sbagliato tasto! Di qua dove si va? Cosa sei? Arcane Category? Bounce in Fireball? Ma io ce l'ho? Non ce l'ho. Mia. Però non ce l'ho le magie arcane, ragazzi. Mi ha ingannato il gioco. Vabbè. Beh, mi è piaciuta quella schivata. Ciao, Sera! Buonasera, ben arrivato. Ah, ho due skill point. Allora, uno lo mettiamo qua. E l'altro potion recovery del 5%. Non è male. Ok. Ah, ops. Allora, facciamo una cosa. Fatevi andare a salvare. Il problema è che non. Sbaglio tasto. È che non ci ridà le pozioni, ragazzi. Il problema è quello. Cioè, quando ti riposi, no, non ti ridà le pozioni. Quindi devo trovare tipo un mercante o le devo droppare in giro. No! Non è stata colpa mia. Ok. Di là no, non ci arrivo, vero? No. Ma la mappa che dice? Ok. Sì. C'è il plunging attack? No. Però qua sopra ho visto qualcosa. Oh! Cosa? Beh, che cosa? No! No, non ci arrivo. Ma posso notare. No, che cos'è? Il temibile verde! Oh. Cavolo, vi ha preso. Qua non si entra, vero? Ok, ma se io. No, non lo prendo! Che fa?
Ma mi ha sputato. Io continuo a non aver cure però, ragazzi. Cioè, in tutto questo continuo a non aver cure. Qua sotto che c'è? Io vorrei prendere questo però. Quello che riduce... i danni fisici. Forse ci arrivo da qua, ragazzi. Forse era questo l'altro lato che... che si vedeva. Guardate che bastardo. No! Lo sapevo io. No! Mi andrebbe un po' di vinello questa sera, Cesare. Ah. Ok. Qui ci sono delle pozioni di cura. Queste si possono... ah, le casse si possono rompere, ragazzi. Però c'era anche la parte sotto da vedere. Ok. Però non ho armi multiple. Ho trovato adesso i pugnali. Pugnali. Vediamo un po' come sono. Meh. Mi fanno impazzire, ragazzi. Non so se io volevo, perché volevo continuare a esplorare anche sotto, perché sotto dovrebbe essere aperto. Però forse sopra, cioè forse questi son buoni. Forse sopra c'è un altro salvataggio. E quindi forse possiamo stare un po' più tranquilli. Forse qua vendono qualcosa. La leggenda della Guardia Gloriosa, un'organizzazione indipendente, che persino la signora non ha potuto, non è riuscita a portare in ginocchio. Per la signora anche qua, ragazzi. La signora. Addio Bruna. Ok. Sarà, ecco infatti, sarà la figlia. Addio Bruna. Cioè praticamente... e il mio addestramento era solo il primo mostro? In parole povere, ci sarà un salvataggio qua? C'è il vecio.
Questo porta il vino per la taverna, ragazzi. Vino e birra per la taverna. Qua c'è il fabbro. Qua c'è la casa del professore. Lì c'è la casa di mucca. Qui c'è la taverna. Che cosa ha? Una torta in mano? Ho fatto la torta per la sorellina. Mi ha dato la torta. Buona la torta. Io cercavo un salvataggio, ragazzi, però non... Sarà sopra. Ok, qua si esce. Allora io direi, iniziamo dalla warehouse e vediamo un po' che cosa c'è dentro. Oh, ma che cavolo? Mi sa che mi serve tipo il doppio salto, ragazzi. Non so neanche se c'è in questo gioco, perché là sopra non ci arrivo. No. Di poco, ma non c'è. Ma no, gliel'ho presa poi la torta, Roxy, a Viven. Gliel'ho presa la torta, gliel'ha presi. Ah, questa è casa, ho casa mia. Che strana statua sopra, ragazzi. Vabbè, la torta l'ho lasciata. Candela esagonale. Ok. Ma questi oggetti... No. Proprio strana quella. Ma come torta? Va bene, gliene prenderò un'altra, ragazzi. Va bene, promesso. Gli prenderò un'altra torta. Ma a me non cresce la barba. Cioè, presumo che al nostro personaggio non cresca la barba. O almeno spero per lei. Tequila! Comunque non ho ancora trovato... Che strano, qua sotto, vedete? Sembra che ci sia qualcos'altro sotto. Sembra. Qua? Tu sei Chica... Ah, no, è Mukdarz. Però speravo che qualcuno mi desse delle quest. Invece... Io giro solo per casa di gente cercando di rubare tutto il possibile. Ma niente quest, ragazzi. Cioè, qua sopra io vedo degli oggetti, ma non so come arrivarci. O serve sempre il No! Non voglio parlare con te. Cioè, molto probabilmente
ci si arriva con il doppio salto lì, ragazzi. Però è un po' una scocciatura tentare di scendere le scale in diagonale. Andiamo a vedere chi è il professore, va. Professore! La porta è chiusa. Una pozione di cura! Più che professore sembra un medico questo, ragazzi. Quel gioco sembra essere molto figo, Old. Ma gli sono comparse delle valigie dietro? Ok. Cioè. Ah, il salvataggio. Ma perché? Ma scusate, ma che posizione ha il fabbro? Cioè, ma perché si forgia così? In questa posizione? Ah! Ok, posso anche potenziare le armi. Ok, le posso incantare. Qua si testano i danni. Ok. Sì, Valude. È proprio così. Qui che è? Il negozio di Idonea. Idonea? Sarei Idonea. Molto meglio, Sein. Che vende Idonea? La Molotov? E la dinamite? Idonea, stai bene? Eh? Che? Cioè. Non mi sembri una persona sana. Cioè. Benvenuto nel mio negozio, prendo Molotov e granate. Va bene, ho capito, dai. Vado a chiedere il permesso al capitano, su, non ti. Volevo rubarvi un po' di risorse. Dov'è il tuo erbe? È quello sulla tua testa. Ma. Ma se posso. Oh! Non avete visto nulla. Non è successo niente. Però. Cinque Molotov.
È lui il capitano? Sì. Ok. Che mi ha dato? Ok, questa è una cosa che mi piace, ragazzi. Ed è un'arma che sicuramente utilizzeremo al posto dei pugnaletti, emo. Oh! Ah, ok. Questa è un'arma che useremo, ragazzi. Ma non è che mi dà anche il permesso di entrare dentro? Sì. Ok, la cascata. No, non mi dà il permesso di entrare dentro il magazzino per prendere la roba? No. Vabbè, quindi niente, ci dovremo andare un'altra volta. Fagli vedere l'alabarda. Andiamo, allora, possiamo andare a destra, però io ero curioso, ragazzi, di vedere che cosa c'era sotto e di provare anche l'alabarda. Ma dite che conviene potenziarla? La vogliamo potenziare subito? Un pochettino? Che dite? Ma ormai Cesare stiamo per staccare. Mi spiace. No, non è vero. Ok. Quindi se io adesso seleziono questa. Tutto qua? Perché ne ho uno solo? È sempre colpa di Cesare, ragazzi, cioè. Perfetto. Allora, andiamo a vedere che cosa c'è sotto, ragazzi. Sono curiosissimo. Si scendeva da quasi. Così vediamo anche quanto danno fa questa alabarda. Ho capito, però. Bisciottato! Bisciottato, ragazzi! Ok, questi no, non li... Non ho capito bene questo... Non mi è molto chiaro perché mi è sembrato di fare lo stesso danno, ragazzi. No. Ah, ma non ci posso arrivare? Forse da ancora più sopra? Ma dite che muoio per il danno? Togli la scritta, grazie. L'elmetto puzzolente! Forse è l'elmetto della guardia, l'elmetto puzzolente, ragazzi, perché c'era la guardia che cercava l'elmetto. Forse è quello della guardia. Quindi praticamente qua è tutto chiuso. Sapete, non riesco bene a capire i bordi della mappa.
Cioè, è carino come hanno disegnato la grafica della mappa, però non mi fa ben capire. Cioè, non capisco quando è finita una stanza, capito? Perché il suolo, il muro e il cielo hanno colori differenti, no? Quindi non capisco. Quando è finita? Ma che mi ha dato? Le lettere? Ma che ci faccio con le lettere? Le devo dare a Duran. Ok, allora dobbiamo fare un po' di cose, ragazzi. È carino che ti segnali quest. Ma no, questo è Jeremy. Tu chi sei? Questo è Joseph. E non c'entra nulla. Questo è Carl. Dove cavolo è Durham? Niente. No, non riesco a scendere le scale, ragazzi. Cioè, è veramente difficile scendere le scale su questo gioco. È veramente difficile. La vedi Duram? Ah. Eccolo! Però mi dà qualcos'altro? Mi ha dato l'anello della rosa. Non fa un tubo, ragazzi. Cioè, vale 2500 monete, però. Cioè. Devi essere vigile. Mannaggia. Mannaggia. E allora facciamo così. Tanto salviamo. Strano che abbiano messo le quest, ma le quest non diano punti esperienza. No. Sto cercando la. Sentite, io direi di posare le spade doppie, perché tanto non le uso. Qui c'è solo il fabbro. Allora, scusate, con questo attacco faccio 60. Con questo 72, non mi sembra che ci sia. Tutto questo incremento al danno, ragazzi. Cioè, non. L'attacco caricato non mi sembra granché. Allora, il professore non c'era nessuno dentro, vero? A meno che non sia arrivato adesso, ma. Vabbè,
Qui c'è Madcar, però Madcar non sa nulla perché mi aveva detto di trovare la suora. Però l'unica suora che ho visto era quella che custodisce gli oggetti. Cioè, non ne ho viste altre. Forse in taverna? Nella stanza quella sul retro? No? Ma questo, cioè... No, qua non c'è nulla, ragazzi. No, non volevo parlare... Che per salire le scale, praticamente, hanno messo che devi premere in diagonale. Però se c'è qualche oggetto con cui fare l'interazione vicino, ti fa l'interazione con l'oggetto. A casa ci abbiamo visto, non c'è niente. Bello il martellone dorato. E niente, ragazzi, andiamo avanti. Forse gli altri li troveremo più avanti. Perché come quest, ora vi faccio vedere. Ah no, aspettate, c'era qualche altra... Ah no, qua c'è solo il tipo. Perché come quest... Vabbè, porta Avernus... Dopo che ho trovato Bruna. La candela è sempre bruna. E niente, dobbiamo trovare sta Bruna, ragazzi. E poi sarà bionda. Chi è? Casa. Sì. Comunque la chiesa sta di qua. Ma se non gli diamo la medicina, quella impazzirà. Questa è una chiesa? Salve, sorella Jasmine. Ah, mi ha dato la campana cerimoniale. Grazie, sorella Jasmine, che gentile. No, il cimitero però ci avevano parlato. Eccolo, lui. Del becchino che si comportava in maniera strana ultimamente. Ok, è intrigante il discorso di delle quest. Questo non me l'aspettavo, me lo aspettavo più un Metroidvania classico. Ah, il professore! E invece hanno messo delle componenti da gioco di ruolo per quanto riguarda le quest. Ah, che c'è qua dentro? L'anello di Giada. Money drop più 50% subito!
Allora, io direi di evitare il cimitero. Io volevo comprare, in verità, ragazzi, la pozione per la matta. Ho bisogno della mia cura. Perché il cimitero mi sa di roba brutta, vero? Ah, non posso entrare. Se no dite che vogliamo andare a vedere al cimitero. Perché io ho un po' paura di andare al cimitero. Vogliamo provare a vedere al cimitero? Che non è che ho tantissime cure. Forse era meglio andare a salvare prima. Che dite? Che è? No! Che cos'è? Ma è un cane! Ma è stato tutto infilzato! Ma perché hanno infilzato il cane? Con l'ascia che c'è? Sì! Aumenta l'attacco. Ma perché hanno infilzato il cane, ragazzi? Dinamite. L'ho ucciso perché mi sembrava cattivo. No, no, non avrei dovuto. Ok ragazzi, ci deve essere per forza il doppio salto su questo gioco. Per forza. Perché io là sopra non ci arrivo. Deve essere per forza il doppio salto. Dobbiamo trovare la medicina per la sorella psicopatica qua fuori. Shabir. Preoccupare, Shabir. Ti curo io. Questa è la cascata di cui. E lei è Bruna? No, questa è Isabella. Sì, ma. Nella caverna. Ma il professore l'abbiamo trovato dall'altra parte. Ma dai, ma no. Cioè, non posso raggiungere un tubo, raga. Voglio il doppio salto. Gioco, dammi il doppio salto. Voglio il doppio salto, ragazzi. Cioè, non posso raggiungere un cavolo. Ma no, non conviene buttarmi giù nella cascata, vero? Cioè, non posso raggiungere un tubo, ragazzi. Quali mostri? Cioè, che live stai vedendo, Cesare? Quali mostri? Ok. Cioè, ma.
Ballata. Ma io volevo. No, qua sotto non c'è niente. È possibile, Old. Ballata, ok. Ma io non dovrei aver aumentato. Scusate, no. Con l'abilità non dovrei aver aumentato il danno dell'ascia? E questa è un'ascia. Oh, mi sembra che fa sempre 60 di danno. Vabbè, pe penso che sia sempre della tipologia ascia, Old. Beh, sì, è una alabarda, ma credo sì, perché non c'è polearm come skill. C'è spada, ascia. Spada doppia. Però c'è tipo una luce qua. Però fa sempre 60 di danno. Cioè, oh. Trovato le ali di un pipistrello. Ce le conservo. Oh! Ok. E a che cosa è servito andare qua? A nulla. A che cosa è servito andare là? No, non ho capito. No! Allora, i movimenti per salire sono. Oh! Bastardo! Ma che cos'è? Che cos'era? Ma che cavolo? Allora, quanto gli ho fatto di danno, ragazzi, che non ci ho fatto caso? Voi l'avete visto a questi? Ok. Perché adesso provo a metterci un altro punto. Cavolo! Vedete, sempre 60 toglie. No! Mi sembra che fa sempre lo stesso danno, ragazzi. Non vi sembra?
Mi sa un po' di fregatura. Oh! No, questo è call. No, ma io no, non la voglio incontrare la divinità. No! Ok. Oh, ok, ragazzi. Ah, aspettate, adesso fa 75 di danno. No, qua sempre 60. No, vi giuro non ho capito, ragazzi. Cioè, sembra che... Non mi aumenti effettivamente il danno. No. Alla schiena 75. Oh cavolo, ti pareva che... Oh! Matto! Che è tutto sto danno? Che cavolo. Per esempio... Chissà, perché ho visto che c'è anche la Claymore. Chissà la Claymore se finisce... Cioè sicuramente sarà categoria spada. Però diceva che è troppo grande per essere usata. Beh, a parte chissà quando la troveremo. Sapete che non l'ho proprio capito il potenziamento delle armi, ragazzi? Cioè, no, non delle armi, delle skill. Cioè, mi sembra che aumento l'attacco, ma... Il danno non aumenta. Boh. Strano, vero? Ma cioè, quindi dobbiamo affrontare quel boss gigante? Ah, hai ragione, Zane. Hai ragione. Colpiti alla schiena. Che fa questo? Se li prendiamo alla schiena, gli facciamo più danno. Hai ragione. Ma che cos'è quello appeso? L'ho ucciso? Avrei dovuto? Avrei dovuto ucciderlo? Avrò fatto bene? Lo so, ragazzi.
sì. Forse lo dovevo lasciare in vita. Forse. Grazie gioco. Grazie. Però... Eh no, sono andato dalla parte opposta, Cesare. Che ti pareva? E... Il boss sta in basso a destra. E vi giuro, ragazzi, sto cercando di capire... Perché non l'ho preso? Come vengono determinati i danni? Ops. Sono caduto. Non l'ho fatta apposta. Perché... Là in basso c'è il boss. Qua, sotto tipo la scritta Secret Trail, no? Però volevo... Era ancora... Ma che co... Con che mi ha fatto male? Ok. Con che cosa mi ha fatto male? Quindi qua, qua sotto è meglio non andarci. Giusto? Però vedete che qua sotto c'è un mostro? L'avete visto? Ah, forse ci si arriva da qua. Ma c'è ancora questo appeso? Ma lo devo uccidere? Ma, oh, c'è il diario di Bruna! Ma non è che se io uccido questi appesi si offende qualcuno? Ah, forse è la chiave. Per quell'altra stanza che avevamo visto? Per quella porta? Ma non l'ho preso? Ah sì, l'ho preso. E che cavolo? No,
No. Vabbè, perché danno comunque dell'oro, quindi uccidiamoli. Cioè, se danno dell'oro, andranno uccisi, no? Giusto? Ok, no, non dobbiamo prendere 4 cucchiai di roba rossastra. Qua, 4 cucchiai male, ragazzi. 3 cucchiai ancora bene, 4 male. Ricordatevi. Quanti cucchiai male, ragazzi? Vediamo se state attenti. Bravi. Ok, apparentemente posso scendere da qua. Cavolo, sto andando. Ok. Sopra c'è il salvataggio, giusto? Ah, ok. Ma quindi noi che oggetti abbiamo preso? Qua non ti dice gli oggetti chiave. Vediamo se la porta era questa qua sopra, ragazzi. 66 come gli anni di Cesare, povero Cesare. Vediamo se la porta è questa qua. È questa. L'anello di smeraldo, ragazzi. Quindici punti ferita in più, buttali via. Buttali via. Qua sopra era tutto chiuso, vero? In verità c'è l'altro ascensore, ma non abbiamo trovato la leva e non fa niente. E boss? Vogliamo fare il boss? Vogliamo fare. Provare a fare il boss. Fare è un parolone. Fatemi fumare prima una sigarettina, va. Fare il boss è un super parolone, ragazzi. Lo sai che non me lo ricordo, Holder, che te lo mentava tipo del 5%? Era una cosa veramente... Quindi in teoria, però vedete, qua sotto mi dice che c'è altra roba esplorabile proprio sotto dove stiamo noi. Forse dovrei andare a vedere prima di andare dal boss. No. L'anello della cloranzia, sì, ti aumentava la rigenerazione della stamina. L'anello del favore ti aumentava peso trasportabile, punti ferita e stamina. Quello... Perché era un dono iniziale, poi ne potevi anche trovare un altro però non mi ricordo il nome.
L'anello inutile. E aveva un nome particolare. E sì, andiamo a vedere qua sotto, ragazzi. Posso scendere qua? Possiamo scendere. Oh! Ah! Gli stivali di Percival! Che fanno? Punti ferita più 17, difesa più 1, poise più 17. Ah però! Hai capito, Percival? Hai capito, Percival? Ma come puzzano? Ma, cioè, ragazzi, Percival si lavava. Tranne quando andare andato a cercare il Graal. Lì penso non si sia lavato per anni, credo. Ok. No! C'è niente di là chiuso, ragazzi. È chiuso. Ma non gli ho... Ma non gli ho fatto... danno? Sì, vabbè. Ok. Allora, le armi da lancio sono completamente inutili. Cioè... Le armi da lancio sono completamente... Cioè io speravo, no? Che col fatto che uno... ci metteva tanto a usarle, invece sono completamente inutili, ragazzi. Almeno mi sono sembrate inutili, forse la Molotov. Non era tanto inutile. Mi ha preso? Alla testa gli tolgo di più. Che cavolo, stavo in volo. Non mi sembra di togliergli. Mi tolgo. Ok. Ah, dannazione. No! Pensavo di averlo schivato. Oh! Quindi praticamente adesso... ci ha detto di andare al cimitero. In più abbiamo il doppio salto.
Oh, la Vecia! Ok, oh, l'armatura di Percival. Ok. 24 punti ferita, difesa 1, poi più 20. Che il peso non c'è, ragazzi, quindi... Mentre cado posso fare il doppio salto? Sì. Vabbè, ma si adattano, Old. Si adattano. Oh, la bambina! Ok, la lanterna sono i salvataggi, giusto? L'unica cosa, ragazzi... C'era all'inizio, non mi ricordo però dove, avevamo visto che c'erano delle parti, forse anche nel villaggio, vero? Che si poteva raggiungere solo con il doppio salto. Vero? Giusto? Tipo anche qua dentro. C'era nella casa del professore. No, non era la casa del professore. Qua. Solo oro. Poi ce n'era uno. Dove c'era il quello con la fionda qua. Da sopra. Come sprecare un pugnale. Le armi da lancio, ragazzi, fanno veramente schifo. E vi giuro, non ho ancora capito questa cosa dell'incremento dell'attacco sull'arma. Cioè, io ho aumentato l'incremento, cioè l'attacco dell'arma, ma non è cambiato nulla. Ma fanno sempre lo stesso danno. Aumenta l'attacco. Quando impugno una spada. Cioè quando impugno un'ascia. Però se sempre 60 di danno fa. Oh.
non. Cioè, da più 1 a più 2 mi ha aumentato il danno solo di 3. Eh sì, Hold, sono solo quelle. Altro non c'era. Non lo so. O col fatto che è uscito da poco, magari ci sono un po' di bug. Però è stranissimo, ragazzi. Allora, io ricordo che qua sopra c'era una strada, vero? Qua. E su in cima, c'era questo oggetto. Non so che dirvi, ragazzi, cioè è veramente strano. Cioè, nel senso, se sapevo che non aumentava consistentemente il danno, avrei usato i punti per altre cose. Tutto qua. Cavolo! Cioè, mi ha tolto tantissimo. Cioè, per esempio, no? Ora. Perché conviene a questo punto mettersi questi. Ma la chiave del cimitero che cosa dovrebbe aprire? Ah, ok, grazie gioco. Infatti, cioè. Mi aspettavo un maggior incremento, ragazzi. Cioè, da più 1 a più 2, 3 danni, no, veramente. Ma non ho l'arco. Cioè, ho tantissime frecce, ma non ho arco. E che cavolo. Ma mai droppare un pochino di cure, vero? Ma sì, sai, i vostri iniziali comunque con un'arma più 2 mi aspettavo tipo di. No, non di shottarli, ma quasi. Invece. Vabbè. Oh.
Cioè, li uccidiamo comunque con 3-4 colpi, però cioè, c'è anche da dire che l'arma, ragazzi, è lenta. Cioè, neanche il pipistrello sciotto. È comodo perché comunque è entrato una scapola, ragazzi. Ma forse questa è la strada giusta? No. Beh, vabbè, la spada fa 20 di danno. C'è un bel po' di differenza, c'è alla fine. Forse la cosa comoda è il danno alla poise, perché comunque li stordiamo. E il range, sì, quello è veramente comodo. Che cavolo. Questo è l'ingresso, vero? Sì. Quindi è una scorciatoia. Ma già è tempo dell'altro boss? Ah, l'albero? Catacombe. Ah, ok, catacombe, ragazzi. Non sono contento di andare nelle catacombe. Oh, ma dai! Come ha fatto a doggiare lo scheletro? Ma dai, sul serio? Che ci vogliamo prendere? Vogliamo prendere la rigenerazione della stamina? No, c'è quanto curano le pozioni.
I livelli, sì, è vero, si fanno abbastanza velocemente. C'è anche da dire però che ogni abilità ha più di un livello. Ma chi era? Ma dai, dodge, dodge! Segreto. Ma dai. No, non riesco a prendere questo oggetto, ragazzi. Ok. Gli scheletri sì, anche secondo me schivano un pochino troppo. Destra. Ah, forse devo colpire quando si illumina. No. Au! Grazie. Ci sarà il wall jump, ragazzi. Prendiamo prima questo. Altrimenti ci deve essere una maniera per salire là sopra, vede. Ah, ma non si possono spostare queste. Ah, aspettate. Ok. No. Queste non si possono spostare in nessun modo. Forse li devo. Vi devo far seguire e li devo uccidere qua sotto. Per andare là sopra. Chiave segreta. Oh. Chiave segreta. Oh, cavolo. E del tè. Hold. Non lo so a che cos'è. No, non l'ho ancora. Cavolo, non l'ho ancora assaggiato.
Che cavolo. Ok. Cioè, anche da dire che fare i livelli è una maniera anche per farti curare, eh. C'è anche da dire questo. Ok. Anche quella parte sotto. C'era anche quella parte là a sinistra. Possiamo tornare, eh. Scarlett Ocarina. In teoria dovevo tornare indietro per consegnare alle porte al cancello dell'altro lato. A me non sembra un cancello, però, ragazzi. Cioè, mi sembra... Allora, la domanda, posso uscire da qua? Ma volevo vedere l'altro lato, Cesare, perché non vorrei fare una stupidaggine usando l'ocarina. Cioè, magari no, non la devo usare. Cioè, magari... Cioè, posso usarla, ma magari se scopriamo qualche altra cosa possiamo fare delle cose in maniera differente. Magari posso salvare qualcuno. Cioè, no, dato che ci sono delle quest, non vorrei che le quest possano essere finite in maniera differente, capito? Cioè, io vedrei prima che cosa c'è qua. Ok. Oh! Triangular Shimmer Stone. È chiuso? Ah. Vabbè, ci siamo tolti il dubbio, ragazzi. Ah no, attenzione. Sauna Cot. Cosa? È di Arcana, ma diminuisce anche il drop degli oggetti. Cioè, non è granché.
Vabbè, il dubbio ce lo siamo tolti. Vogliamo fare una cosa, ragazzi, prima di usare l'ocarina, che penso che faccia spawnare un boss. Vogliamo andare a consegnare la quest di Bruna? E vedere se ci danno qualcosa in cambio. Comunque devo dire una cosa, ragazzi. Allora, il gioco è molto 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 rozzo. È rozzo, però è veramente veramente carino. È veramente veramente carino. C'è niente da fare. Starà in taverna? Dovrebbe essere lei la madre, no? No. Del mondo dei morti? È un'entrata simbolica. Ah, ma è quella la porta Vernus? È quella del cimitero. Ma già siamo arrivati alla porta Vernus. Quindi la madre è Tangerine. Mi aveva detto dove... I bardi non dovrebbero essere... Beh, dipende! C'erano varie tipologie di bardi, in verità, Sein. C'erano... Alcuni che avevano tipo il ruolo di giullari... E... Altri che narravano leggende. E penso che, cioè, in teoria dovrebbero esserci anche i bardi che narravano tragedie. Credo. Perché no? I bardi deprimenti. I depribardi. Ma... Bardo multiclasse barbaro. Cioè, tutta memoria perché non so scrivere. Ehm... Lei non starà sicuramente di qua, vero? No, di qua si esce. Quindi in taverna non c'è. Da Makdar non c'è. C'è solo Makdar da Makdar, no? Quindi praticamente abbiamo già trovato la porta dell'Averno. No, non ci abbiamo messo tanto a trovare la porta dell'Averno, ragazzi. Io pensavo fosse tipo la quest finale. E invece... Ah, l'abbiamo aperta con la chiave segreta che abbiamo trovato nelle catacombe, ragazzi.
C'è una palla che fluttua. La vedete? Bloody Bit. Ok, carina. Come? Ok. Sono gli incantesimi. Ma il discorso è che non ho capito dove guarda tipa. Oh. Che lei no, si chiamava tipo Isidora. Isidora, tieni, ti do le altre armi schifose che ho trovato. Ma io queste le posso usare? Cioè, tipo la Saw Blade. Cioè, è un'arma che io posso usare? Sì. Vedere com'è? Cioè, la potremmo portare a più 5, conviene. Ah no, a più 4. Ah. Cosa? No, non può essere giusto. Vabbè, mi posso vendere qualcosa, ma non può essere giusto. Cioè, è completamente inutile. Aggiunge lo 0,1% dei punti ferita come danno addizionale. Lo 0,1%? Ma è una zozzeria. Ma no, dai, impossibile, sarà sbagliato. Ma dai, sarà un errore. Cioè, lo 0,1%, cioè, non è niente. Cioè, ma anche se fosse stato 1%, avrebbe fatto schifo comunque. Anche perché i mostri ferita. I mostri c'hanno tipo 150-200 punti ferita. Cioè, lo 0,1%. Mettiamo caso ne hanno 10. Cioè, sono 2. Cioè, il 2. Cioè, su un mostro che ha 200 punti ferita aggiungi 2 di danno? Cioè, sul serio? Che ci fai? Ma è lo stesso per tu. Cioè, è lo stesso per tutto.
Cioè, pensavo che magari cambiava in base all'arma, no? E invece no. Vedete, magari c'erano armi che si prestavano meglio. E invece no, fa proprio schifo. Ah, io vi sto ottenendo tutti quei materiali, ma non è che li devo vendere. Niente, no, no. Ancora non mi fai entrare. No! Vattene. Che pack opening? No, non c'è il pack opening da fare, ragazzi. Spostiamo la pa... ma volevo prima tentare di consegnare questa quest, Cesare. Perché... Perché non vorrei che se apriamo la porta e ci porta completamente in un'altra zona. E perdiamo questa. E magari non possiamo più fare le quest qua e ci perdiamo degli oggetti buoni. Perché continua... non lo so, ragazzi. Forse... Però non ne sono sicuro. No, non c'ho tutto. Continuano a comparire i misteri. Adesso bisogna capire chi ha colpito la guardia alle spalle e si è introdotto dentro. Non mi viene il termine. Dentro. No, non l'armeria. Non la dispensa. Il magazzino. Il magazzino. E poi non mi ricordo se... C'erano altre zone da vedere. Cioè, vorrei essere abbastanza sicuro prima di andare avanti. Vediamo un po'. Forse è stato lui? No. Niente, non mi ricordo se ho trovato la droga per la tipa.
Però niente, mi sa che dobbiamo per forza andare sotto. Ma non c'è più la tipa. Non c'è più la tipa, ragazzi. Però vedete, sotto c'è qualcosa. Come se ci fosse una strada segreta. L'avete visto? Come se ci fosse una strada segreta qua sotto. Che strano. Ma il... Lui non dà più la mano? Nulla, ragazzi, a meno che non c'era nella libreria vuota, ma mi sembra che hanno già guardato tutto qua dentro. E niente, però proviamo ad aprire quel cavolo di portale. Vediamo che succede. Siamo sicuri di volerla aprire? Siete sicuri di volerla aprire, ragazzi? Cioè, lo potremmo lasciare là in pace. Cioè, perché andare a scocciare un portale? No? Cioè, sta là, è stato sempre là. Non conviene lasciarlo lì? Vado? Non voglio farlo! Non voglio farlo! Non cincischi! Non lo so. Destinazione della morte. Bene. Bella la mappa. C'è anche l'occhio di Sauron. Ma perché? Cioè... Che cosa so? Ci sono delle cose... Ma ci sono dei... Ma sono tipo bambini appesi, ma che cosa? No! Cadi?
Ok. Ma che... dove cavolo siamo finiti? Questa è colpa vostra, ragazzi. Sappiatelo. Ecco. Cioè... Ma io non ci volevo neanche venire qua. È stata colpa della chat. Cos'è? No, no, non posso risalire. Ma che cavolo? No, che cos'è? Sì. No! Che cavolo! No, vabbè. Abbiamo dato il doppio schiaffone! Cura! Dai, non gli tolgo niente, ragazzi. Cioè poi riesce con la stessa energia che aveva prima?
Io ho quasi finito le cure, ragazzi. Cavolo, quella mossa ancora. Ok, quello è il doppio schiaffone. Ok. No, ho schivato male. Ah, quella è tripla, non è doppia. Ma più che altro... No, no, dai. Ma dai, dai, guardate dove mi ha preso. Un raggio d'azione allucinante, ragazzi. Sta solo spammando attacchi. Finito le cure. Dai, quella l'avevo schivata bene. No. Mi mancava così poco. Ah. Ma... La vecchia mi ha ucciso! Vecchia bastarda!
Però, chissà se possiamo ritornare a esplorare quella zona. Ma adesso dove stiamo, scusate? C'è una zona con... Secondo me no, non possiamo più tornare indietro, ma... Vedete? Me l'ha segnate fallite? Non lo so, ragazzi, cioè forse conveniva farle. E quelle me le ha segnate oramai fallite. Certo. Ma... Mannaggia, ragazzi. Colpa mia, vero? No, non ci arrivo là sopra. Io lo sospettavo che mi avrebbe tolto de delle quest. Mi sembrava troppo strano. Cioè, quella mi sembrava tipo zona del tutorial. Avrei dovuto aspettare. Cioè, posso riprendere. Posso riprendere il salvataggio, eh. Certo ci dobbiamo rifare quel cavolo di bo... Ma quanto è tosto questo? Ci dobbiamo rifare quel cavolo di boss. E non era affatto semplice. Che mi sa che il tipo Madkar mi sa che ci dava la droga da dare alla tipa. Fatemi vedere una cosa, ragazzi. Se io tipo carico questo prima di entrare dal boss. Le quest. Infatti. No, perché me l'ha assegnate con la X. Non lo so. Ci voglio un po' pensare, ci voglio un po' pensare, ragazzi. Ci voglio un pochino pensare. Vabbè, io direi che per questa sera, ragazzi, ci possiamo anche fermare qui. Grazie tantissimo a tutti quanti della compagnia, grazie delle chiacchiere, siete stati gentilissimi come sempre. Noi ci vediamo, come al solito, domani mattina alle 8. Grazie ancora a tutti, ragazzi, e buonanotte. Ciao ciao!